si ritrae nel da Gradoville. Stacco nella macchina con Mossiegar che impegna Onyx Match per il comando, poi la Vino Danzola. Di dentro Natural B, in mezzo alla pista Oxford B, passa Mossiegar dopo 200 metri in 13.9, dopo lo strappo si presenta Oxford B, che chiede e ottiene strada a metà della prima curva da Mossiegar in terza posizione Onyx Match. 400 iniziali in 29.5 con il leader e favorito Oxford B che va a riprendere in mano. Allargo Lavino Danzola che si trascina nel da Gradoville, Lavino gradualmente sopravanza Onyx Match, prova ad avvicinare Mossiegar che segue il leader, il quale completa i primi 600 metri ed un tattico 46.2. Mossiegar un dentro e fuori, controlla Lavino Danzola per non farsi coprire, ma davanti si va pianissimo Oxford B che li porta a spasso. Gli 800 iniziali in 1.38, 17.6 questo paletto, 33.8 il secondo quarto. Oxford B e Mossiegar, poi Lavino Danzola di dentro Onyx Match alla retroguardia nel Gradoville Natural B. Completamento del chilometro iniziale che se ne va in 1.23. Mossiegar che a mezza ruota attacca il leader nel Gradoville che sposta in terza, ma il ritmo attende ad aumentare perché Oxford B accelera 14.8 il paletto di là. Al suo esterno Mossiegar, di dentro Onyx Match, sposta anche Natural B in quarta corsia quando si entra in retta d'arrivo. Oxford B e Mossiegar in dibattito aperto con Mossiegar che insiste, attacca Oxford B che ha richiesto maggiore impegno, i due si danno a 50 dal palo, Mossiegar che piega Oxford B, lo battezza, mentre al terzo posto di dentro Onyx Match, 2-3 abbondanti, veloci gli ultimi 4 in 28.2, 1.17. La media al chilometro, 3 vittorie consecutive del numero 5, Mossiegar nella gestione Salvatore Negro. I colori della scuderia Castelforte al secondo posto, Oxford B al quale non è bastato fare un giro in 20.3, al terzo posto Onyx Match, pertanto 5-6-3 l'arrivo dell'ottava.